Ehi, 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 ehi! Da Freezer! L'ha ucciso, guardi, l'ha ucciso! Stai zitta, che è successo? Smettila, non l'ho ucciso! L'ho solo picchiato e svenuto! Come sarebbe a dire solo svenuto? È morto! Non è morto! Non è morto! Non è morto! Non sai che ti sta ingannando, ti mente! Ha una fidanzata che è incinta! Che? Ma che fidanzata, è la moglie! Bella, smetta di inventare delle cose, perché questo è omicidio di primo grado! Finiscila! E io lo dico al giudice che l'ha fatto solo per gelosia! È solo svenuto e basta! È svenuto, Flo! Ma che svenuto, è svenuto! E poi non sono geloso! Così non sarebbe geloso? Allora le dico una cosa, non le servirà quella faccetta da innocente per salvarsi dal carcere! Oh, santo cielo, non è possibile! Cosa è successo? Signor Facundo, è vivo! Che è successo? Stia tranquillo, stia tranquillo! Per un pelo, si è salvato soltanto per un pelo! Si rilassi! Che fortuna! Lucia! Aspetta! Tu mi devi credere, io non ho scommesso proprio niente. Tu mi conosci, sono sempre franco. Io non lo so più se ti conosco o non ti conosco. L'unica cosa che so è che sei innamoratissimo di Florenzia. E se continuo con te mi faccio del male, Franco. Aspetta, non ti sto mentendo. Devi fidarti di me, Lucia. Ascoltami, veramente aspetta. Ascolta quello che ti sto dicendo. Basta, Franco, per favore. Non avevi nessun diritto di farlo, Federico. No, non ce l'aveva, signor Federico. È vero, avevo le migliori intenzioni di aiutare la tua fidanzata per fare la sfilata per la mensa. Io ce la sto mettendo tutta, vecchio mio. Poverino. E per ripagarti infastidisci il mio personale. Come infastidire il suo personale? Mica mi ha infastidito, per favore. Sii sincero una volta tanto. Dille come stanno le cose. Dille che la vuoi per divertirti un po' e basta. Dille dell'altra donna, Cosa? Che? Sì. Non mi guardare con quella faccia, ma mi credi un idiota? Cosa stai dicendo? Ti ho visto con una donna incinta che è tua moglie! No, è la mia segretaria. Sì, è la mia segretaria che ora sta in maternità e le ho chiesto di portarmi delle cose di cui avevo bisogno. Mattias, toglimi dalla vista Federico, perché ti giuro che gli do un bel pugno, così magari alla fine in carcere ci vado io. Ricordati con chi stai parlando, Florenzia. No, non lo dimentico, capisco bene che lei è il gran capo, il burattinaio, ma stia attento perché prima o poi finirà con l'impiccare tutte le sue marionette. Ok, basta, per favore, chiamiamo Franco e vediamo come va bene, è andata. Va bene, sì, andiamo a chiamare Franco, io me ne vado, ma anche questo tipo se ne va subito, ora! Ai, ma non la smette di gridare! Ma così mi ammazzi, Flor! Santo cielo, si è gonfiato! Sì, un pochino. Stia attento, riposo, e non si muova tanto! Dammi il ghiaccio. No, devi perdonarmi, però non sono solo una cosa da baciare, mi spiego? Va bene, Martin, non ti arrabbiare. Ma io non ti capisco. Ieri mi hai detto che eri innamorata di Jonathan e adesso mi chiedi addirittura di baciarti. Va bene, Martin, sono innamorata di Jonathan. E che se tu mi insegni a baciare, quando lo bacerò non farò una gaffe, capisci? Dai, Martin, un solo bacio, in fondo che ti costa? Sai che c'è? Che uno non può andare in giro baciandosi meccanicamente con chiunque capiti. Quando la gente si bacia è perché il sentimento viene dal cuore, è questo, ah, è così. Ah, quante storie, un bacio è semplicemente un bacio. Stavi tanto a criticare i ragazzi che si baciano sempre, ma tu sei proprio uguale a loro. Martin, ascoltami, dobbiamo parlare noi due, così mi insegni a svegliare quella passione infuocata che hai tu. Mi chiami? Chiamami, dai, chiamami. Ciao. Ma hai fatto leggere email a Fasi? Se potessi parlarti, il tuo fuoco interiore divamperebbe nello stretto dei baci. Le hai fatte vedere proprio a tutti, no. Sei una traditrice. No. Non mi parlare mai più. No, è che... Allora, com'è andata con l'email? Tutto male. Lucia, aspetta, ferma, aspetta. Aprimi la macchina che ti devo spiegare, dai, forza. Lucia, non te ne andare. Va bene, dopo parliamo, eh. Attento, e dai, scendi che te ne do uno, sbrigati. Ok, mi vuoi mettere sotto per caso? A me vuoi mettere sotto? Guarda che io... Pronto? Ah, Mattias, come stai? Male, ho perso, male. Perché non ne parliamo dopo? Adesso non mi va, scusami tanto, ci vediamo a casa mia più tardi, sì, ciao. Che odore insopportabile. Non so se si è impregnata tutta la casa con questo odore o è solo a me che è entrato nel naso. Tieni, che questa è una schifezza. Io non l'ho sentito bene, Franco. Secondo me ha qualcosa. Tu dici, sarà per una partita di tennis che ha perso, tutto qua. Non vorrebbe perdere neanche a biglie.
Hai sentito cosa ha detto quella ragazza? No. No? Ma io l'ho sentita, è una cretina. È una cretina che crede che io le stia mentendo, ma io le dimostrerò che non è così. Senti, per favore, ho bisogno di una cosa. Lo so che ti dà fastidio, ma ho bisogno che tu segua Facundo. Che tu vada nel suo ufficio e veda se la sua segretaria è veramente incinta. Mi stai chiedendo di seguire Facundo? Ma sei matto? No, non sono matto. Lo chiedo a te. A chi dovrei chiederlo, se no? No, va bene. Lo faccio. Stai tranquillo, tieni. Lo faccio. Non farti problemi, ma credo che dovresti fermare per un po' di tempo i motori. Di che motori parli? Che devo fermare? Che... Devi calmarti un po', tedesco. Non hanno dare i fili, come dice Flor. Ammetti che ti sta succedendo qualcosa con lei e basta. Ma che dici, Mattia? Se non mi sta succedendo niente, voglio solo proteggerla. È tutto qua. Quando esco dalla porta fai quello che vuoi, dici quello che vuoi, ma ora non devi mentirmi. Tu sei uno sciocco, ecco quello che sei. Qui, lo sciocco, sei tu. Perché mi dici così? Perché ho bisogno che tu mi capisca, Federico. Ti dico quello che penso come amico, con tutto il cuore. Devi prendere una decisione, devi andare a dirle quello che ti succede. Se vuoi farlo, sbrigati. Se non vuoi, non ti mischiare più. Per favore, lasciala in pace. Non la ferire. Che faccia la sua vita, non essere egoista. Every night in my dreams I see you, I feel you. That's it, how I know you gone. Puoi stare zitta un momento, piccola? Sembra quasi come se ti stessero torturando, stupida. E comunque sono felice perché sto di nuovo con Batta. Ah sì? Sì. Sono contenta, veramente. Ma tu lo sai, cara, che la madre del tuo ragazzo è la zia di Cacio? Sì. Ah, lo sapevi? E sapevi anche che lei ha complottato con il nipote per togliermi tutti i soldi? Lo sapevi? Titina non farebbe mai una cosa così. Santo cielo, che ingenua che sei, piccolina, povera la mia bambina. Ah, non è una strana coincidenza che quel delinquente sia il nipote della cuoca cicciona? Si sta vendicando, si sta vendicando. Per lo scherzetto che le ho fatto con la storia dell'ipoteca. Vuole togliermi tutto, sì certo, mia cara. Senti, se ti stai inventando tutto perché mi separi da Bata e pensi male di Titina, scordatelo, perché non sarà mai, mai così, mai. Ma cosa deve sentirsi dire una madre proprio da sua figlia? Fai come vuoi, tesoro. Ma vai, se non mi credi, vai, scopri, chiedi. E vedrai che sono io l'unica vittima in questa casa e in questa storia. Che tanfo! Thomas, eccoti! Vuoi giocare? No, non mi va. Che ti succede? Che ti importa? Va bene. Aspetta, Roberta! Tu te ne vuoi andare via? No! Allora rimani. Non posso. Thomas, è che... io adesso ho una madre. Non dimenticarlo. Ma aspetta, tu starei sempre insieme a tua madre, tutto il tempo, ogni momento, non la lasci mai. Assalta, dici? Sì, assalta. No. Beh, è che lei ha un nuovo lavoro. Deve dormire lì in quel posto. Ed io non la vedo tutta la settimana. Solo il sabato e la domenica. Beh, per adesso non ha niente di meglio, è così. Però, aspetta, allora finisce che rimani sola, no? Rimani da sola. No, no, sto con una signora, la padrona del posto, che sta con me. E quella signora è buona, come Flor? No, non è come Flor. Se la cava. Se la cava? Allora la mamma aveva ragione. Beh, in un certo qual modo è così. Ma tu devi capire che io ero veramente molto arrabbiata. Hai visto quante carognate ha combinato a Flor la iena... Beh, la iena, sì. Quella iena di tua madre. E a me allora che ha fatto? Quanto ho sofferto con la storia dell'ipoteca? Allora ho chiesto a Cacio che... sì, che la corteggiasse.
E che le mentisse, che si fingesse un imprenditore. Certo, lui come attore non vale un granché, eh? Ma gli ha dato comunque spago. Io non capisco come... come a tua madre, quella iena di Malala, vada sempre bene tutto. Io non la penso come te, Titina. È sbagliato quello che hai fatto. Una cosa è corteggiare e l'altra è rubargli i soldi. È davvero immorale. No, io no. Quello non l'ho permesso. No, ti sbagli. Al contrario, io l'ho frenato subito. Mi sono imposta.